Siamo in fase di preparazione per uscire come da 4 anni a questa parte, come potete anche vedere, per mettere assieme ciò che riusciamo a raccogliere nel corso della settimana e che ci serve per andare a portare qualche cosa che rappresenta un primo gancio nei confronti di chi nulla ha e troviamo in mezzo alla strada. Siamo un gruppo, Angeli di Strada Villanova, ci ritrovate su Facebook, che si divide sia nella ricerca che nella distribuzione di quello che ci serve. Copriamo, cerchiamo di coprire buone parti della città, dove sono di solito allocarsi fratelli e sorelle, che si utilizza in questa dimora, che cercano alloggio anche per la notte. Di solito sono divisi in 2 gruppetti, uno che segue la parte di Campi Flegrei, quindi la stazione, le zone limitrofe, per poi continuare lungo tutti i benzinai di quel quartiere, dove prendono servizio gli extracomunitari la sera verso i distributori automatici di carburante, e un altro gruppo invece segue direttamente le parti canoniche, che sono quelle classiche della Marina, Circumvesuviana, l'ex mercato del pesce, che ormai è diventato un dormitorio a cielo aperto. Tutto questo è possibile perché col passaparola abbiamo fatto crescere la struttura tutti quanti assieme, quindi non sono importanti i nomi di noi singolarmente, ma il gruppo stesso che rappresenta una continuità di distribuzione e di raccolta. Qualche numero, raccogliamo ovviamente e distribuiamo tra i 300 e i 350 pasti ogni lunedì sera. Il pasto cosa è composto? Da una busta nella quale mettiamo un panino diviso per etnia, sono già le buste preparate, una bottiglietta d'acqua, un frutto, di solito una banana e un dolce. Poi ci sono le vaschette con i primi piatti, di solito chiediamo piatti caldi d'inverno, piatti freddi d'estate, e più nel corso del tempo si sono venuti ad agganciare a noi. Tra poco scenderemo dall'amico Enrico Porzio a prendere, ogni sera ci dà una cinquantina di pizze appena sfornate, dall'amico Ciro Poppella con i suoi fiocchi di neve, dall'amico Antonio Ferrieri con le sue sfogliatelle di tutti i gusti, Ciro Mergellini, Enzo Castiglione, dolce salato, Lucrezia, il barbecue, cioè è una catena che continua a crescere. Ogni mese ci occorrono 2.000 bottigliette, solo per incominciare a lavorare, 400 chili di banane, tutto quello che serve, materiale, carta argentata, buste, forchette, posate e altro. Chiunque voglia darci una mano, in qualsiasi, non cerchiamo soldi assolutamente, ma semplicemente volontari a darsi una mano a preparare la sera o a distribuire la sera, o a cercare chi vuole continuare a donare. Quando strade che portano a niente e quando strade che ancora ma fa certo che a porta che sto dormiente ma non ci stanca mai. Questo è l'inverno, e camminando si può trovare ma la rage che non si ha nascosto esce fuori forte assai, 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 fino a morire senza perdere niente. In questo momento ho consegnato la spesa a una signora che aveva molto bisogno, aveva 6 figli e anche questo è le canzoni si fanno sentire la rage e che non si nasconde esce fuori fuori e assai, 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 assai in amore senza perdere tempo fino a ci fa capire.
Docci doccini, docci doccini, picce su. La prima volta che sono venuto a qua, quindi... Angeli di distrato sono per me, sono fratelli e sorelle. Questi. Che tipo di aiuto ti danno? Che tipo di aiuto ti danno? A qualsiasi cosa che diamo a disposizione per noi questi ragazzi. E nessuno può dire di no perché faccio io la testimoni. Ok? Da dove arrivi tu? Io vengo dall'Algeria. Ok, da quanto tempo sei qua? Sono cresciuto proprio qua, sono da 26 anni che sto qui. Allora... La vita qui in Italia era come te l'aspettavi? No, aspetta, sono venuto qua per migliorare le cose mie, sono peggiorati qua. L'Italia era, diciamo, al momento che sono entrato io era bello. Adesso per me è una schifezza. È ormai fondata, e questo lo dite tutti. Quando a strada che porta la nieve e quando a strada che ancora ma fa. Prima ho la salute, sono sicuro che la mia decisione arriverà un giorno che arriverà dove voglio io. La strada è lunga per me, però finché ho la salute arriverò. Quindi tu hai un sogno da realizzare? Ovviamente. Che? Che non si può dire o si può dire? Non si può dire. Vabbè, allora non lo diciamo, però nel frattempo tu stai lavorando, no, per costruire questo sogno? Sì, tanto, minuto su minuto sulla mia vita sto lavorando per arrivare a quello dove che voglio. Ok. Quindi. E come dicevano loro, tu aiuti pure le persone che arrivano qui? Tanti, finché posso lo farò, se no dove che non posso io, dispiace. Come loro che mi aiutano a me, io posso aiutare anche altri. Sì, lo posso. E quindi gli dai da mangiare, gli aiuti a trovare una sistemazione, gli dai degli altri. O lavoro pure. Certo. Pure il lavoro. Pure il lavoro. Cioè gli indichi dove andare a trovare lavoro. Benissimo. Ok. Quindi ci va meglio così. Sì, qualcuno ha più fortuna di me. E io dico te. Vieni. E io dico. Vai qua, che quelle persone sono del lavoro, un giorno di lavoro, un giorno di lavoro e vende il lavoro indeterminato.
già ho 18 persone testimone che io l'ho fatto guadagnare posto di lavoro, fisso e lavora. E io 18 persone hai aiutato. Cioè lavoro posto fisso. Da quanto tempo conosci loro? 5-6 anni. E che cosa fanno loro per te? Conosco loro? Sì. Tantissimi anni, tantissimo. Conosco Marcello, Maria, Marica, vabbè, sono famiglia. È una famiglia. Sono la mia famiglia. Sono la mia famiglia. Meno persone perché questo è il periodo del Ramadan, per cui i musulmani che vengono di solito vanno in moschea e hanno il cibo, per cui questo mese ne sono molti di meno. Poi siamo andati a mercato di pesce, quindi la situazione è veramente difficile anche visivamente. Ho potuto registrare, hai visto, ci sono cumuli di panni, di sporcizia, ed è anche difficile lì riprendere perché non si vogliono assolutamente far riprendere. E poi siamo andati a Gianturco, si sono avvicinate molte persone nuove. Hai fatto un'intervista poi ad Amadou, che è una persona che noi conosciamo da tantissimo tempo, forse dall'inizio è nata l'associazione. E poi siamo venuti qui alla circondesiana, qui abbiamo trovati altri forse 5-6 che ci aspettavano e abbiamo finito tutte le scorte che avevamo. Molti di loro la sera noi li troviamo che hanno anche bevuto molto, quindi è anche difficile interagire con loro, a volte diventano, può capitare, anche aggressivi. E come ti dicevo prima, però ogni sera è diversa dall'altra, per noi non è sempre uguale. Cambiano anche le persone che incontriamo. Fanno richieste, avere a volte semplicemente del sapone o un ricambio intimo per potersi andare a fare una doccia in più nelle docce delle chiese che sono dislocate in varie parti di Napoli. Ti ripeto, a volte chiedono anche solo una chiacchiera in più. Soprattutto avrebbero bisogno di un posto dove dormire, che non sia la strada, che non sia il mercato del pesce, dove le condizioni igienico-sanitarie sono terribili. A volte hanno bisogno di visite mediche, noi gli indichiamo i posti dove loro possono andare a fare delle visite mediche, cominciando a vedere queste persone, perché a volte vengono considerate proprio invisibili, cioè non, magari ci passiamo a fianco, non le guardiamo nemmeno. E sicuramente abbiamo bisogno di aiuti da un punto di vista di
collaborazione in associazione, cioè abbiamo bisogno di persone che ci aiutino sempre di più ad organizzare meglio